Provincia Democratica, e direi il filo rosso, se ricordate un po' anche le diapositive, è quello della sostenibilità del sistema sanitario, quindi il tema sulla difesa del sistema sanitario e sviluppare gli argomenti contro questa teoria che non sarebbe sostenibile. L'idea è che non è sostenibile perché c'è tutta una serie di attacchi alla diligenza, abbiamo visto da parte dei ciarlatani, e Stamina è il caso di questi, da parte dei cartelli delle multinazionali dei farmaci, e Lucenti si abbastina in caso di questo tipo. La volta scorsa abbiamo visto il problema del sistema di finanziamento che incentiva dei comportamenti opportunistici sulla scelta dei ricoveri di RG, gonfia non soltanto le certificazioni, quindi qualcuno che trucca i dati, ma addirittura con Brega Massone si è inventato anche di fare delle cose inappropriate, perfettamente eseguite dal punto di vista tecnico, ma sicuramente né giustificate né utili per il paziente, anzi qualche volta in quattro casi letali. Quindi questo è vero, la non sostenibilità del sistema legato. Oggi siamo all'attacco ideologico al sistema e quindi siamo a parlare della difesa e del contrattacco, diciamo così, in tema di interruzione volontaria di gravidanza, la legge 194 e tutto quello che c'è dietro il problema della maternità responsabile e consapevole. Ma a questo punto io lascerei la parola alle relatrici e chiederei a ciascuno di presentarsi prima di partire. Okay. Allora, io mi chiamo Maria Sabelli, sono ginecologa, ho lavorato, in questo momento sono in pensione, ho lavorato per 40 anni nell'ambito della ginecologia e come ginecologa non obiettrice ho chiaramente eseguito interruzioni volontarie di gravidanza dal momento dell'attuazione della legge, quindi dal 1978 fino al momento del pensionamento. L'ultima volta che mi sono sentita chiamare assassina è stata esattamente 2 mesi prima di andare in pensione. Allora io vorrei affrontare un attimo il discorso perché ormai non so perché... è andato da oltre. Ah, ecco. Ok. Allora... è tanto tempo che il problema della non attuazione della legge 194 e delle modifiche eventuali necessarie per riuscire a tutelare la salute delle donne e la capacità di scelta per una procreazione responsabile da parte delle donne è emerso negli anni 90 con forza e soprattutto negli ultimi 10 anni tantissime persone e tantissimi gruppi, ma soprattutto nell'ambito diciamo delle persone addette ai lavori, è emerso il fatto che la legge per la maggior parte rimane completamente inapplicata e nelle parti applicate è applicata molto male. Allora il discorso che volevo fare questa sera è quello che chiaramente qualsiasi proposta e qualsiasi obiettivo noi ci poniamo è non può che partire da un'alleanza tra le donne, i medici e gli operatori sanitari, perché possiamo applicare ed aggiornare la legge dove è necessario. Allora, rapidissimamente la storia, soprattutto parte da un'analisi che gli anni 70-80 sono stati un momento di grandissima spinta per i diritti civili e per rivendicare che la salute di tutti è nelle mani dell'individuo e che non può delegarla assolutamente a nessuno. Sulla base delle spinte degli anni 70, il Partito Radicale ha dato un enorme impulso a raccogliere le firme per l'abrogazione di norme che ormai erano in vigore da tantissimo tempo e che erano gli articoli del codice Rocco che
sentivano l'aborto reato contro la legge. In contemporanea, nel 75, c'è la grande avanzata a livello politico del PC nell'ambito elettorale e viene fondato a Firenze il Movimento per la Vita per contrastare il fenomeno dell'aborto, che all'epoca era illegale e che era effettuato esclusivamente in maniera clandestina. Nel 78 c'è l'approvazione della legge 194 e il primo atto che venne applicato della legge è quel famoso articolo 5 in cui tutti gli operatori furono inviati per imparare le tecniche allora in uso sull'interruzione volontaria della gravidanza anche all'estero, perché potessero constatare come veniva fatto e apprendere le pratiche in quel momento in uso. Ci rendemmo subito conto, noi non obiettori che andammo a vedere all'estero le pratiche, che la nostra legge conteneva un limite veramente enorme, che era quello della possibilità di incidere e di operare nelle prime due settimane in cui la donna diventava consapevole, perché il ripensamento di una settimana dava la pratica dal livello ambulatoriale al livello di ricovero in day surgery o comunque per un giorno. E questo è uno dei limiti di cui ci siamo immediatamente resi conto. Nell'81 ci sono dei referendum avviati dal Movimento per la Vita, sono uno minimale ma uno addirittura massimale di abrogazione. La Corte Costituzionale ammette tre referendum, di cui uno dei radicali e uno del Movimento per la Vita. Al referendum sull'aborto nel 1981 vince il no all'abrogazione di alcuni articoli che poi sono quelli significativi e che riaffermano il diritto della donna alla procreazione responsabile. Cosa è successo dal 92? Sono successi due fenomeni generali che sono estremamente importanti e che sono stati il primo, la riforma sanitaria si è mutata, è stata cambiata e è passata al discorso dell'aziendalizzazione con l'applicazione del DRG. Dall'altra parte, poi successivamente, sono intervenute modifiche dell'articolo 5 famoso che delegava alle regioni praticamente in modo integrale il settore sanitario. Da quel momento le disuguaglianze sono emerse e alcune problematiche sono diventate molto più importanti. Quello che è avvenuto a livello dell'applicazione della 194 è la perdita progressiva di senso e di efficacia. E le due cause fondamentali sono: uno, la variazione dal 50 all'80% delle percentuali di obiezione in Italia; la seconda, il cambiamento delle tecniche di esecuzione che potrebbero garantire una salute molto migliore per le donne. Gli eventi in parallelo, è chiaro che c'è stata questa crescita di consapevolezza di delle persone addette ai servizi che hanno iniziato a verificare e a denunciare che la legge non era più applicata. C'è stata la nascita di gruppi e associazioni che promuovono iniziative culturali e tentano di raggiungere risultati con la stesura di documenti e manifesti, chiedono colloqui alle istituzioni regionali e governative che nella maggior parte dei casi sono rimaste completamente sole. Ma l'altro fenomeno importante è che in qualche modo la perdita di peso dei movimenti delle donne ha creato un isolamento, perché quella che è prevalsa è un'ideologia dominante che soprattutto negli ultimi 20 anni ha considerato la pratica di riprovevole, di cui vergognarsi, e da nascondere e subire invece che ritenere l'interruzione volontaria di gravidanza un diritto fondante per la procreazione di discendenti. Storia recentissima, c'è stato da parte della LAIGA, che è l'associazione dei ginecologi non obiettori, e della degli,
International Planned Parenthood, cioè l'organizzazione che si occupa della situazione delle famiglie a livello mondiale, che propongono ricorso al Consiglio d'Europa per le violazioni dell'Italia del diritto delle donne alla procreazione. Subito dopo, nel 2013, il Comitato No 194, a cui aderiscono per esempio associazioni di integralismo cattolico tipo Pro Vita, propongono un referendum abrogativo della legge e iniziano le preghiere davanti agli ospedali di Milano. L'8 marzo del 2014 il Consiglio d'Europa riprende l'Italia per il numero elevato di medici obiettori perché viola i diritti delle donne che desiderano interrompere la gravidanza. Ho riportato la risposta del Ministro, vorrei che la leggeste perché poi tenterò di commentare. È quasi comica, la famosa barzelletta sulla statistica, mangiamo tutti un pollo a testa, peccato che ci siano quelli che mangiano zero e quelli che ne mangiano 10. Qual è il ragionamento della risposta, nella risposta del Ministro? Uno, afferma che siano raccolte regione per regione dall'Istituto Superiore di Sanità i dati. No, un tavolo di monitoraggio che doveva essere definito e che era stato definito con tutte le regioni nel 2013, ancora di interrogazione parlamentare del maggio del 2014, è stato dichiarato non avviato perché non pervengono i dati dalle regioni. Il numero che viene dato, che dall'83 ad oggi si è passati all'esecuzione di 1,7 dovuto al calo del numero delle interruzioni volontarie di gravidanza, questo è un dato che è stato contestato da stesse persone che hanno partecipato alla stesura dati, per esempio Grandolfo, che afferma invece che il numero di interruzioni volontarie medio alla settimana è di 5 su 50 settimane. Il calcolo eseguito per ciascuna impegno di lavoro congruo per i non obiettivi. E conclude dicendo, e questa è la cosa veramente più sconcertante, che appare difficile a fronte di tali dati sostenere che il numero elevato degli obiettori di coscienza sia un ostacolo per l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza, mentre vedremo e tenterò di dimostrare che invece è il maggior problema. C'è l'ultima relazione ministeriale che è stata presentata nel settembre del 2013, è sui dati del 2015. Del 2012, quindi noi abbiamo i dati con 2 anni di ritardo e del 2012 abbiamo dei dati solo parziali. Intanto volevo far notare alcune cose. Ci sono delle variabilità enormi tra regioni sulle percentuali di non rilevazione di singoli dati. Questo con alta probabilità riflette il fenomeno dell'assunzione di medici a gettone nei luoghi dove l'interruzione non si riesce a garantirla con personale di struttura e che non compilano i modi. Questo significa che i dati vanno poi integrati perché in effetti non tutti i moduli che dovrebbero essere compilati sono compilati e addirittura si arriva al 13% in molte regioni del sud per taluni dati. I consultori funzionanti risultano essere 1,5 per 10.000 donne tra i 15 e i 49 anni quindi, e negli ultimi 2 anni hanno chiuso ulteriori consultori. E i privati, c'è un numero dato 131, di cui 56 solo in Lombardia e di cui 5 laici, e per ben 8 regioni non è rilevato il dato. La certificazione di urgenza è pari all'11,6% e le complicanze non sono assolutamente attendibili. Le complicanze che vengono segnalate sono esclusivamente quelle relative all'urgenza o durante l'intervento, come emorragia, oppure la possibilità di un buco
all'utero, cioè una perforazione dell'utero, questi sì vengono segnalati quando c'è il dato rilevato. Tutto il resto delle complicanze possibili, che sono quelle che avvengono dopo, in effetti non risultano da nessuna parte e quindi il dato non è attenuto. Ma passiamo all'analisi di alcune cose che sono fondamentali. Il problema dei giorni di attesa. Questi sono relativi ai dati del 2011 e chiaramente si vede che il 60% è entro i primi 14 giorni, ma è un 60%, significa che il 40% delle donne italiane, oltre la settimana di ripensamento che si aggiunge alle 2 fino a 14, quindi oltre le 3 settimane di attesa, arriva invece a 4, a 5 o addirittura superiore. E allora, se vediamo i dati, questo è un dato significativo, cioè le persone tra la 15esimo giorno e il 21esimo giorno, e che attendono, che significa che attendono 4 settimane. Allora io lascio ciascuno di voi immaginare non solo l'ansia, ma vorrei sottolineare una cosa importantissima: l'aumento delle complicanze nell'abortività e nell'interruzione volontaria della gravidanza aumenta per settimane. Le complicanze sono molto inferiori se si interviene in sesta settimana rispetto a complicanze che possono avvenire alla 12esima e 5 settimane, come prevede la legge. Sono due cose estremamente diverse e questo è un danno fisico che le donne subiscono, per cui il dilazionamento dei tempi crea nei fatti danno psichico e fisico alle donne. Per tecnica di intervento, e qui viene fuori un po' lo stesso problema, a parte la questione del raschiamento, in cui la variabilità tra regioni è tra lo 0,4 e il 48 ancora per cento della Sardegna, il Carman più l'isterosuzione è il 79%. E voglio far notare che la RU486, che rimane all'8%, varia tra l'1% di applicazione e il 25% tra le regioni. Così come prima per i giorni di attesa, il 60 varia dal 46 all'83. Poi vedremo successivamente quali sono le regioni d'Italia che non garantiscono maggiormente l'applicazione della legge. Il problema dei ginecologi obiettivi. Allora, qui il discorso della variabilità è davvero enorme. Cioè noi passiamo da un 15,4% della Valle d'Aosta fino ad arrivare a un 88% della regione Campania. È chiaro che questa variabilità non può essere spiegata se non attraverso qualcosa d'altro che non riguarda per niente la coscienza, riguarda qualcos'altro, e poi ne discutiamo. Volevo far notare che ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regioni in Italia, poi vedremo che è incluso anche il Veneto, superano l'80% di obiezione di coscienza. Io vi sto presentando i dati del 2011, da inchieste particolari regionali che sono venute fuori da parte di gruppi e associazioni che si sono impegnate in termini di inchiesta, siamo consapevoli che nel 2013 l'obiezione è ulteriormente cresciuta fino ad arrivare al 92-93% in alcune regioni.
Questi sono dati del 2015. Quello che volevo sottolineare è che chiaramente la mobilità regionale attiva e passiva, magari spiego, cioè sono il numero delle persone che da una regione vanno all'esterno per fare qualcosa che non viene garantito nella propria regione, e questa per la regione è quella che si chiama mobilità passiva. Mobilità attiva invece è quella delle persone che affluiscono nelle regioni da altri luoghi e perché garantiscono meglio il servizio. E allora qui vi rendete conto che mentre il Veneto addirittura esporta più di 400 persone vanno a richiedere ad altre regioni di poter fare l'interruzione volontaria della gravidanza, e così la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, il Molise, il Lazio, la Puglia, la Sardegna e anche le Marche e la Campania. La Valle d'Aosta è in pari, non ha mobilità né passiva né attiva, e tutte le regioni, man mano che viene applicata nel modo migliore e più razionale la legge, attirano persone, fino all'Emilia Romagna che attira persone, addirittura 600 persone da regioni limitrofe. Allora, ma ritorniamo all'obiezione di coscienza. Questa è una mappa e non riesco a togliere, no? Ah, ok. Questa è una mappa dell'Italia, e dove sono segnalate le regioni, e come vedete meno del 20% non ce n'è neanche una. Tra il 50 e il 70 praticamente abbiamo tutto il sud a parte la Puglia, e cioè no, con la Puglia e la Sardegna, e tra il 70 e l'80% abbiamo l'Abruzzo e il Lazio, nonché il Veneto, e più dell'80% Campania, Basilicata, Molise, Sicilia. Allora, quello che stavo tentando di dire prima è che la variabilità tra regioni, e non possiamo avere dati precisi perché il famoso monitoraggio non è arrivato assolutamente a compimento, sono esattamente uguali. Come vediamo la variabilità tra regioni, così nella stessa regione esiste differenza tra provincia e provincia, tra struttura e struttura. E questo chiaramente evidenzia che l'obiezione è opportunistica e dipende quasi esclusivamente dal tipo di indirizzo ideologico dato dai ruoli direttivi ed istituzionali. Le poche regioni che forniscono dati per aziende e struttura ne danno una dimostrazione, perché se si esaminano per esempio l'Emilia Romagna, che ha i dati migliori a livello d'Italia per l'attuazione della legge, si vede che anche in quelle regioni c'è variabilità tra strutture, ovvero il ruolo istituzionale ha imposto il proprio punto di vista etico contro la tutela dei diritti delle donne. I componenti dell'obiezione, quindi, no, l'abbiamo visto, sono da un lato il reale conflitto di coscienza individuale, e che è stata inserita nella legge perché era una mediazione possibile nel 1978, ma sono intervenuti fattori coercitivi esterni, e perché altrimenti sarebbe rimasto stabile e non sarebbe passato dal 50% circa del 1978 all'80-90% dei medici. Il dato rilevato sugli obiettori che ho trovato sui siti ufficiali è un 57% dell'82, ma noi eravamo a conoscenza che nel 78-79 quello di cui si parlava era intorno al 50%. Allora la scelta è più importante, quella opportunistica, è una scelta imposta, perché
si rende penalizzante sia sul medico che sulle donne l'esecuzione del DG da un lato e il fatto di farla dall'altro. A nessun tecnico piace essere chiamato assassino, lo sono stata chiamata per 30 anni della mia vita, e a nessun medico piace essere escluso da mansioni, ruoli, ma in questo momento ancora di più assunzioni in organico, cioè il lavoro, solo perché non è obiettivo. Le cause allora delle obiezioni di convenienza. Abbiamo già parlato della perdita di influenza ai movimenti delle donne e di gruppi e associazioni abbastanza sparse su questo. C'è un controllo ideologico sugli ingressi dei medici nelle strutture pubbliche. C'è un mobbing sui medici. C'è una deformazione del concetto di coscienza nella deontologia medica, e questa è una cosa fondamentale, nel senso che mentre i codici di deontologia medica ribadiscono il concetto che il medico è una figura di servizio, che il rispetto dell'opinione e delle modalità del paziente sono fondamentali, che il consenso informato è qualcosa di importante, dall'altra parte invece si usa coscienza per limitare l'utile in termini ideologici per, e di convenienza per limitare un diritto, che è un diritto delle donne. La cosa invece, ecco, che magari ve la racconto proprio in termini personali come esperienza, l'università ha quasi rinunciato a fornire nel percorso di formazione in ostetrica e ginecologia, scienze infermieristiche e anestesiologiche, le conoscenze e le buone pratiche per una corretta applicazione della legge. Avendo vissuto in un ospedale che si chiamano clinicizzati, che significa che avevamo primari universitari, e gestendo una scuola di specializzazione, noi avevamo l'impossibilità e il tassativo divieto di far entrare le specializzande in sala operatoria quando si effettuavano interruzioni volontarie. Da parte di chi lo chiedeva non è stato concesso il permesso di poter entrare. C'era qualcuno che voleva imparare, erano rare, ma volevano imparare, e non è stato permesso l'ingresso. L'ultimo punto è l'estensione arbitraria e illegale all'obiezione, alla contraccezione del giorno dopo e all'assistenza alle donne prima e dopo l'intervento. Anche su questo, scusatemi, ma riporto un'esperienza personale. Nell'ospedale in cui ho lavorato si era sempre garantita la contraccezione del giorno dopo in ambito di pronto soccorso, per cui addirittura notturno, e nel giro di 6 anni è stato imposto a tutte le persone assunte obiettrici di coscienza di non prescrivere più la pillola del giorno dopo e di astenersi dall'assistenza prima e dopo l'interruzione volontaria della gravidanza, prima e dopo l'eventuale aborto terapeutico. Questo più raro, devo dire, ma qualche rara volta è successo anche questo. Qui si legge male, ok. Questo è semplicemente uno delle associazioni che si occupano del problema per il salvataggio della legge 194. Ecco, al termine del mio discorso l'ho messa perché non sappiamo più se parlare di obiezione di coscienza o di obiezione di incoscienza, e riteniamo che probabilmente questo è il termine corretto. Ma ritorniamo ai dati ministeriali. Questi li porto soprattutto perché ci si possa rendere conto del fatto che in Italia in questo momento con alta probabilità c'è un grossissimo ricorso all'aborto clandestino.
Questi sono i tassi e i rapporti di abortività. È specificato che, e guardiamo soltanto così, le interruzioni per le donne tra i 15 e i 49 anni, e che il picco raggiunto intorno all'82-83 e poi progressivamente disceso, e come giustamente avrebbe dovuto essere, ha prima evidenziato l'aborto clandestino, dopodiché c'è stata una riduzione per un aumento di consapevolezza delle donne, certo, sull'utilizzo della contraccezione. Certo, questo è avvenuto, ma questo dato ne maschera anche un altro. Il problema che è cambiato fondamentalmente sono le nuove tecniche e la facilità di applicazione sicura, anche in situazione completamente all'esterno delle strutture che eseguono interruzioni volontarie. La prima cosa è una possibilità di diagnosi di gravidanza molto precoce. Abbiamo dei test che già il primo giorno nell'assenza del flusso possono dimostrare la presenza di una gravidanza anche indesiderata, il che significa che la scoperta della gravidanza avviene in modo molto precoce. Il perfezionamento graduale del metodo Karman e la sua possibilità di applicazione precoce ambulatoriale, come ad esempio ci eravamo già resi conto nel 78, avveniva nei paesi esteri. Ora è decisamente più facile, molto accessibile e anche molto sicuro se eseguita nelle settimane precoci. Ci sono farmaci nel nostro prontuario farmaceutico che sono abortivi e sono noti benissimo in molte comunità etniche da anni. E da anni noi abbiamo visto arrivare nei pronto soccorsi persone che avevano assunto questi farmaci in modo autonomo e prescritto all'esterno dell'ospedale. Il problema dell'RU486, l'uso è limitato nei servizi pubblici dei tempi di accesso. Vediamo, cioè, siccome è una metodologia che si dovrebbe usare entro la settima settimana, al massimo in alcuni casi nell'ottava, è evidente che i tempi di attesa e la settimana di ripensamento che vengono richiesti alla donna limitano tantissimo l'utilizzo di questo metodo. Ma non è solo questo, è che la legge che hanno strutturato per poter usare la RU486 è una legge che penalizza le donne con 3 giorni di ricovero. Per scelta autonoma delle regioni, in via sperimentale, l'Emilia-Romagna ha già avviato un discorso di day hospital e non è un caso che è l'unica regione che arrivi a percentuali di utilizzo dell'RU che probabilmente si avvicinano più alla realtà di questa legge, ma che potrebbero essere molto maggiori se tempi di prenotazione, di certificazione e il tempo della settimana di attesa, la donna quando arriva la certificazione e chiede la certificazione ha già deciso di interrompere la gravidanza, non ha niente a cui pensare, quella settimana ora è un danno per la donna. Il motivo per cui riteniamo che ci sia, che in quel dato sia contenuto l'occultamento anche della ripresa dell'aborto clandestino. Basta confrontare alcuni dati. La contraccezione ormonale in Europa, come potete vedere, questo è un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relativo al 2012 e parla di un utilizzo della contraccezione in Italia del 19,1 rispetto al 53 per esempio dell'Olanda. Allora, per quanto riguarda invece l'interruzione volontaria della gravidanza, noi abbiamo delle percentuali bassissime, molto inferiori a tutto il resto d'Europa. È un dato che non si riesce assolutamente a spiegare. Come mai? Nonostante la diffusione del condom, del preservativo tra le fasce giovani, perché c'è stato, in effetti la contraccezione ormonale che ci è riuscita molto poco è molto inferiore a tutto il resto degli altri paesi
che hanno invece un tasso di abortività decisamente superiore a quello italiano. Questa è la distribuzione, non solo, ma si vede anche che in qualche modo le regioni del sud, anche per il problema della contraccezione, la differenza del dato medio di 16,2 dipende dagli anni di rilevazione, quella precedente del 2013 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi sono i dati ministeriali forniti relativi al 2012. E si vede che in tutte le regioni dove la legge in effetti viene applicata molto parzialmente, che sono penalizzati, c'è sicuramente un minore di pillola contraccettiva. Il problema, il secondo problema che ci lascia indurre al pensiero che l'aborto clandestino sia ripreso, sono i dati relativi all'abortività spontanea. Il numero annuo degli aborti spontanei rilevati nel corso del primo decennio dell'indagine 82-92 è oscillato intorno ai 55.000 casi. Oggi il Ministero parla di 15.000-20.000 casi. Da stime fatte ci si è resi conto invece che dal 93 in poi questo dato è cresciuto costantemente, è cresciuto molto di più tra le straniere che presentano un tasso di abortività spontanea 3 volte superiori rispetto alle italiane. È molto probabile che facciano più ricorso a antiabortivi di tipo farmacologico o comunque a metodologie clandestine e che questo figuri nell'ambito dell'analisi come un progressivo aumento della mortalità spontanea. In sintesi, i nodi che ostacolano l'applicazione della legge la rendono inattuale da un lato e facilitano in effetti il ritorno all'aborto clandestino. E sono l'obiezione opportunistica, il non adeguamento all'evoluzione delle tecniche, la soggezione culturale delle donne. Perché l'ideologia corrente è ancora quella della colpa. Allora che tipo di obiettivi noi possiamo porci? Gli obiettivi che possiamo porci sono quelli, la prima cosa in assoluto, di restituire ai consultori il ruolo centrale, di rilanciare un discorso in cui i consultori, come prevede la 194, siano il fulcro attraverso cui viene organizzata la rete per le donne, a favore delle donne, sull'interruzione volontaria di gravidanza. Riaffermare il diritto delle donne, contrastare il mobbing, e per questo parlo di alleanze, perché è necessaria l'alleanza. Se noi arriviamo a proposte del tipo facciamo dei reparti ad hoc per le IDG, per cui assumiamo e facciamo concorsi per assumere medici non obiettori specifici dedicati al reparto, abbiamo creato una cesura, abbiamo creato un allontanamento dai tecnici e dai medici. Queste non sono possibili come proposte. L'interruzione volontaria della gravidanza è un servizio come tutti gli altri e va mantenuto come servizio, esattamente come può essere quello di fare i cesarei programmati in sala operatoria o altre pratiche ginecologiche. Adeguare la pratica, come stabilito dall'articolo 15, l'applicazione della legge sull'uso di tecniche precoci e meno invasive per impedire il ritorno all'aborto clandestino. Ottenere che le università provvedano alla formazione specialistica e all'aggiornamento continuo sulle procedure di IVG. Facciamo sempre riferimento all'articolo 15, che viene completamente disatteso. E allora quali sono le proposte di un'alleanza? Sulla scia di una tradizione molto nota dal 70 in medicina democratica, io penso che non è più il tempo di confrontarsi a livello di ideologie, di fare manifesti,
di proporre mutamenti senza riuscire ad ottenere quella necessaria alleanza che può servire invece a cambiare le cose. E quindi io ritengo che sia il momento di passare da un momento di riflessione, di analisi, anche di proposta o di confronto, a un momento di lotta, e che sia una lotta come è successo per la legge 40, che sia una lotta che riaffermi tutto quanto va salvato e migliori la situazione e aggiorni la legge. Allora io penso che così un suggerimento sarebbe quello di che Medicina Democratica potesse farsi carico di un incontro a breve sia con le associazioni più presenti sia con legali esperti su questo tipo di problemi, perché si possa definire una strategia di denuncia dei danni alla salute fisica e psichica delle donne. Lo sappiamo, querele di parte è difficilissimo riuscire ad averle delle donne. Dobbiamo trovare altri strumenti con persone che possano dimostrare il danno collettivo, così come è avvenuto per la nocività in fabbrica. E promuovendo anche a livello europeo azioni legali contro i direttori generali e primari delle divisioni di ostetricia e ginecologia ospedaliere universitarie che non garantiscono il servizio e la preparazione necessaria, contro i vertici regionali che non applicano quanto stabilito dalla legge, che addirittura non rilevano i dati. Le proposte invece ai consultori pubblici e privati laici. Io propongo, questa proposta è già stata avanzata, ma in effetti poi non si è avuta la forza di coordinare i consultori, ma a mio giudizio è possibile trovarla: un albo pubblico per struttura dei medici obiettori, affinché le donne siano consapevoli dell'autenticità dell'obiezione e non siano indotte a sottoporsi a pratiche clandestine presso studi privati. Quindi la pubblicizzazione degli obiettori. Il secondo punto è organizzare con la rete dei consultori, e per quanto di certificazione arrivi ai consultori, il ricorso sistematico alla certificazione di urgenza. Ce lo permette la legge nei suoi articoli, il 2 e il 9, alla certificazione di urgenza, perché i tempi di prenotazione e i tempi della legge provocano un danno fisico e psichico alle donne. È chiaro che queste cose qua vanno organizzate. Per finire, non siamo assolutamente i soli. In Italia ci sono moltissime associazioni, moltissimi gruppi, moltissimi tecnici dei consultori che intendono portare avanti e coordinare questa lotta. Vi ho messo un manifesto dell'iniziativa della consulta di bioetica Onlus, che è il terzo incontro, perché ne sono stati fatti altri due nel 2013 e nel 2012. Questo qui ci sarà il 10 giugno a Roma. Hanno aderito a questa iniziativa alcune delle associazioni più importanti. Ho riportato qua soltanto ad esempio alcuni dei gruppi e delle associazioni che si stanno occupando del problema. Quindi non siamo sole, e in qualche modo penso che possiamo organizzare le proposte. Grazie.